Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly e in questa puntata di Diario di Viaggio on the Road ho intenzione di chiacchierare a proposito di un argomento piuttosto delicato, che è quello delle molestie telefoniche. Prima di farlo, ci tengo a dire una cosa molto importante. Quello che farò oggi, appunto, sarà semplicemente una chiacchierata. Potrà venirne fuori qualche minimo consiglio, ma il consiglio più importante che posso dare a chiunque stia subendo delle molestie telefoniche è sicuramente di non cercare una soluzione sui social come Facebook o YouTube. La soluzione è quella di rivolgersi senza indugio alle autorità competenti e, se sei una persona minorenne, rivolgiti anche ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti e comunica questa situazione. Tutti gli operatori telefonici mettono il massimo impegno disponibile nel fare in modo che le molestie telefoniche possano terminare. Tutti gli operatori, infatti, non consentono a nessun cliente, ed è parte del contratto di qualsiasi servizio di telefonia, sia fisso che mobile, non consentono a nessun cliente di utilizzare il servizio telefonico per creare disturbo o nocumento agli altri, è motivo per il quale l'operatore in qualsiasi momento e senza alcun preavviso può terminare tutti i contratti e chiedere al cliente anche i danni. Quando parliamo di molestie telefoniche, tra l'altro non parliamo di uno scherzo, parliamo di un reato punito dall'articolo 660 del codice penale. Chiunque, col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 516 euro. Inoltre, sentenza Cassazione 6 dicembre 2017 numero 6064, anche una sola chiamata effettuata con petulanza contro una persona configura il reato. Quindi, di nuovo, il consiglio più importante che posso dare è: se sei vittima di molestie telefoniche, non cercare una soluzione sui social, rivolgiti alle autorità. Quella che vi racconterò oggi è semplicemente la mia esperienza con una serie di telefonate moleste e quali operazioni ho messo in atto, contattando prima le autorità e poi il mio operatore, per far terminare questa situazione. Tutto qui. Per cui cominciamo. Sigla. Settembre 2003, primi giorni di settembre, forse il 2 o il 3 settembre, quando nel mio nuovo studio, appena aperto, viene attivata la nuova linea telefonica, quindi ho un nuovo numero telefonico, sono veramente euforico, sto per far fare il materiale pubblicitario, sto cominciando a entrare nel business dell'assistenza informatica direttamente in proprio, sta per cambiare completamente la mia vita, non solo a livello lavorativo, ma anche per quello che succede sin dal momento in cui va via il tecnico che ha installato la nuova linea telefonica. Cominciano ad arrivarmi delle telefonate, e io ancora non mi ricordo neanche il mio numero, figuriamoci se sono riuscito a darlo a qualcuno, eppure già comincio a ricevere delle telefonate, diverse telefonate, decine di telefonate che cominciano a arrivare ogni giorno da diverse decine di agenzie finanziarie e diverse decine di agenzie di recupero crediti. Tutte quante che cercano una persona che io non conosco. Ovviamente per motivi di privacy non mi dicono perché stanno cercando questa persona, anche se le telefonate sono molto insistenti, e capisco che questa persona evidentemente deve aver aperto una quantità industriale di finanziamenti e non ha poi pagato nessuno, visto che lo stanno cercando molte finanziarie e molte agenzie di recupero crediti, anche in maniera piuttosto violenta. E infatti quando molte agenzie mi dicono «stiamo cercando il signor Astorilfio», no, guardi, io sono Grizzly, questo è uno studio di assistenza informatica, il telefono mi è stato attivato 2 giorni fa, qui non c'è nessun signor Astorilfio. Ah, va bene, ci scusi per il disturbo arrecatole, arrivederci, e non hanno più chiamato. Altri invece non mi credono, continuano a chiamare più volte cercando di trovare questo signor Astorilfio, alcune agenzie di recupero crediti non vogliono sentire ragioni e mi dicono che devo passargli il signor Astorilfio, uno mi accusa di essere io il signor Astorilfio, mi lasciano messaggi in segreteria, messaggi molto pesanti, invitandomi a contattare urgentemente le agenzie finanziarie, altrimenti partiranno con attività legali. Un'agenzia di recupero crediti comincia a essere estremamente pesante, chiamando anche diverse volte al giorno. Io lo segnalo alla Telecom, ma ragazzi, mi avete assegnato il numero di telefono che era di uno che ha truffato diverse agenzie finanziarie. Dal lato Telecom cascano dalle nuvole, giustamente mi dicono: quando noi assegniamo un numero di telefono e dobbiamo prendere un numero di telefono che era di qualcuno prima, facciamo in modo che questo
questo numero di telefono sia rimasto sospeso per almeno un anno prima di assegnarlo. E ho capito, ma com'è che, sin da quando mi è stato allacciato il telefono, continuo a ricevere decine di queste telefonate? Come funziona questa storia? Andiamo avanti, praticamente per una ventina di giorni, per 3 settimane. Continuando a ricevere queste telefonate, continuando a ricevere questi messaggi in segreteria, è una cosa che mi dà un certo fastidio quando le agenzie finanziarie continuano ad essere alla carica, ma le agenzie di recupero crediti vanno alla carica in maniera molto più pesante. Sicché un giorno della fine di settembre una agenzia di recupero crediti mi lascia un messaggio in segreteria, anzi lascia questo presunto signore a Storilfio un messaggio in segreteria dicendo che se non lo contatta immediatamente manderanno qualcuno a fargli del male. E a quel punto, visto che qualcuno si era anche arrogato il lusso di dire che ero io il signor Astorilfio, comincio a essere preoccupato e anche un tantinello incavolato, per cui richiamo la Telecom e gli dico «Adesso basta, voi mi dovete cambiare il numero di telefono, perché questa storia è durata anche troppo». E Telecom mi dice «Sì, ok, visto che ci sono le lamentele, visto che il numero ha meno di un mese, noi possiamo procedere a cambiare il numero di telefono, ma uno, ci vorranno da 15 a 60 giorni, se lei fa la richiesta così, e due, la procedura di cambio numero di telefono è a pagamento, mi pare che fosse 50 euro più IVA». Questa cosa mi dà un po' di fastidio, però l'operatore con cui ho parlato mi dice una cosa molto intelligente. «Visto che lei ha segnalato sin dall'inizio questo problema, le do un consiglio spassionato. Faccia una denuncia alle autorità e poi ci fa la richiesta di cambio numero allegando la denuncia all'autorità». Bene, dato che già comunque ero deciso e intenzionato a fare la denuncia alle autorità, soprattutto visto che se un'agenzia di recupero crediti che lavora per una grossa finanziaria nazionale mi dice che ha intenzione di mandarmi qualcuno a casa per farmi del male, questo secondo me ha bisogno di rivedere un pochettino come funzionano le agenzie di recupero crediti. Quindi prendo tutti i numeri di telefono che mi hanno chiamato, che mi ero comunque segnato, prendo moltissimi messaggi in segreteria che avevo registrato e salvato, perché avevo già deciso che avrei preso provvedimenti pesantemente, raccolgo tutto quanto, faccio due pagine dattiloscritte cariche di roba, e una bella mattina, credo fosse il 1° ottobre, mi presento alle 8 in questura a Siracusa con queste due pagine all'ufficio denunce e presento una formale querela contro diverse agenzie finanziarie perché mi stanno molestando telefonicamente. L'agente di polizia che raccoglie la mia denuncia è molto gentile e molto educatamente mi dice «Guardi, questa tipologia di denuncia fatta così in questura non avrà molti funzionalità, sarà molto lenta, mi consiglia eventualmente, soprattutto nei confronti dell'agenzia di recupero crediti, che mi ha detto che vuole mandare qualcuno da me per farmi del male, di andare a fare eventualmente un esposto in Procura della Repubblica». Ma io gli spiego, sicuramente quello poi si vedrà, ma intanto quello che mi interessa è che Telecom mi ha promesso di cambiarmi il numero telefonico velocemente se presento questa denuncia. Anche l'agente di polizia mi dice «Sì, sì, di solito quando c'è questa tipologia di situazione in Telecom si comportano molto bene, sono molto rapidi». Comunque, è il 1° ottobre, intorno alle 8:30, alle 9:20 arrivo in ufficio, faccio subito un fax a Telecom, che mi ero già preparato, richiedendo di cambiare il mio numero di telefono, segnalando il fastidio di aver ricevuto e di continuare a ricevere diverse telefonate moleste da parte di varie agenzie finanziarie, e allegando la copia del mio documento d'identità e la copia della denuncia fatta alla questura. Sono 4-5 pagine di fax. Questo alle 8:40, 8:45 del mattino. Il mio studio apre alle 9, quindi lascio tutto quanto, chiudo, vado al bar a fare colazione, con calma. Alle 9 apro l'ufficio, in fondo mi sono messo l'anima in pace, va bene, dovrò pagare il costo del cambio di numero telefonico, speriamo solo che grazie a questa denuncia non ci vorranno i 60 giorni che mi hanno prospettato. Quindi è il 1° ottobre, sono le 9, le 9:05 quando apro lo studio, so che le prime telefonate cominceranno ad arrivare verso le 10, ma guarda caso verso le 9:30, poco prima delle 9:30, suona il telefono e vedo un numero di Napoli, 081 e qualcosa. E la prima cosa che penso, veramente, è «Ah, guarda, hanno finito di chiamarmi le agenzie finanziarie siciliane, adesso mi stanno chiamando le agenzie finanziarie di Napoli». Veramente ho pensato quello. Speravo che fosse magari un call center che voleva farmi un'offerta telefonica, sarebbe stata una chiamata più gradita, sicuramente, che sentirmi dire «Signora Astorilfio, lei deve pagare i suoi finanziamenti». Prendo il telefono, rispondo, e dall'altra parte una persona molto gentile gentilmente mi dice «Buongiorno, il signor Grizzly, sono Mario Rossi di Telecom Italia». «Sì, buongiorno, mi dica». «Allora, guardi, le comunico il suo nuovo numero di telefono, perché noi lo abbiamo già cambiato, adesso Telecom le manderà una raccomandata con il nuovo numero di telefono, però questa raccomandata impiegherà quei 3-4 giorni ad arrivare, ma il nuovo numero è già attivo e quindi se le deve aspettare la raccomandata non ha modo di ricevere le telefonate». E io resto
in completo silenzio guardando il pacchetto del fax che ho mandato a Telecom non un'ora prima, ma praticamente 50 minuti prima. Guardo quel fascio di fogli sulla scrivania e dopo un po' dico «Scusi, come mi avete cambiato numero? Ma io ho mandato il fax neanche un'ora fa!» E anche l'operaio che è al telefono mi dice, infatti, «Sì, guardi, consideri che normalmente questa tipologia di richieste, tipo cambiare un numero di telefono, mi arrivano con un ordinativo di servizio in email nel corso della giornata. In questo caso mi ha chiamato il mio responsabile di servizio mentre entravo in ufficio e mi ha detto a voce che la prima cosa che dovevo fare immediatamente era procedere a cambiare il suo numero di telefono. E ha detto «L'ordine di servizio arriverà in giornata, ma intanto vai a cambiare il numero». Ho capito che Telecom dà priorità alle richieste di cambio di numero di telefono quando c'è una denuncia alle autorità per molestie, ma non mi sarei mai immaginato che priorità significasse 50 minuti e un ordine di servizio dato a voce «Muoviti e vai a cambiare quel numero di telefono!». Tanto di cappello a Telecom, perché da quel momento finì questa maledizione immediatamente. Dopo 3-4 giorni mi è arrivata la raccomandata di Telecom, che tra l'altro mi diceva «Visto che avevo espresso lamentele dopo aver attivato il numero di telefono, e visto che mi stavano cambiando il numero di telefono a meno di un mese di vita, perché sin dal primo giorno avevo ricevuto telefonate moleste, Telecom si sarebbe fatto carico del costo del cambio di numero di telefono, quindi mi era stato cambiato il numero di telefono gratuitamente». Dopo che io ho chiesto a Telecom di cambiarmi il numero di telefono e segnalato che ricevevo telefonate moleste, il tempo medio per il cambio di un numero telefonico, che andava dai 15 ai 60 giorni, a seconda dello spazio disponibile, si è trasformato in un tempo medio dai 15 ai 60 minuti, praticamente. Cioè, letteralmente possiamo dire che il mio fax con richiesta di cambio numero è andato prima al tecnico per cambiare il numero che all'ufficio di protocollo. Tanto di cappello a Telecom, che ha sempre detto proprio questo: «Noi ci impegniamo a dare la massima urgenza alle richieste di cambio numero per cui sia stata presentata una formale querela alle autorità per molestie telefoniche». Questa è la massima urgenza che è stata fatta, cioè non in giornata, veramente nel giro di uno starnuto. Per questo io vi dico di rivolgervi senza indugio alle autorità, perché la possibilità di procedere penalmente contro chi effettua molestie telefoniche è una cosa che si fa su due lati: da una parte contro chi sta effettuando le molestie, dall'altra cercando di togliere alla persona che sta effettuando le molestie la possibilità di continuare a effettuare queste molestie. Prima di concludere, la mia domanda è molto veloce. A voi è capitato di dovervi rivolgere al vostro operatore di telefonia, fissa o mobile, ma di riuscire a ottenere una risposta seria ed efficace, molto veloce, come è successo a me per le molestie, però parlando di un caso naturalmente diverso, molto più leggero delle molestie? Magari avete avuto un problema con il vostro operatore, avete avuto una risposta molto veloce che non vi aspettavate? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Insomma ragazzi, questa è stata la mia esperienza, spero che possa esservi stata utile. Di nuovo vi rinnovo e vi rinnoverò sempre l'invito: se siete vittime, voi o vostri amici, vostri familiari, di molestie telefoniche, rivolgetevi senza indugio alle autorità. Una volta che vi siete rivolte autorità, rivolgetevi al vostro operatore telefonico. Come vedete, anche l'operatore telefonico potrà guidarvi e darvi una mano per evitare questo problema. Vi invito quindi a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E tranquilli, quel buon profumo di nuovo iscritto non è molesto. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte rispetto ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie per essere arrivati in fondo al vlog, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!